Avvolgersi con la pellicola, un ottimo modo per perdere peso. Già da parecchi anni si mettono in pratica diversi trucchi e tecniche che hanno come scopo quello di migliorare i risultati per perdere peso e per modellare la silhouette. Creme dimagranti, chirurgia, succhi, gel, iniezioni brucia grassi e massaggi sono solo alcuni dei tanti metodi che hanno come obiettivo quello di eliminare i rotolini di grasso che ci impediscono di ottenere la forma desiderata? Oltre a quelli già elencati, esiste un metodo davvero popolare per bruciare calorie e grassi, consiste nell'avvolgere il corpo con la pellicola, per incrementare la temperatura dello stesso quando si fa attività fisica, e in questo modo migliorare i risultati. Questa tecnica è molto utilizzata nei centri estetici e molte donne la mettono in pratica a casa, per usufruire dei suoi benefici. Coprendo diverse aree del corpo con la pellicola, si incrementa la circolazione sanguigna, le funzioni delle ghiandole sudoripare e, come se non bastasse, aumenta la capacità di eliminare le tossine e tutte quelle sostanze nocive che danneggiano l'organismo. L'uso della pellicola a questo fine può variare, poiché alcuni trucchi aiutano a migliorare ulteriormente i risultati. Oggi vogliamo condividere con voi alcuni dei metodi più efficaci che favoriscono la perdita di peso, la disintossicazione e la riduzione della cellulite. Avvolgersi con il miele. Questo metodo consiste nel preparare una crema casalinga per migliorare i risultati quando si avvolge il corpo con la pellicola. Un mezzo tazza di miele, uno tuorlo d'uovo, qualche goccia di olio essenziale agli agrumi. Versate il miele in un pentolino e scaldatelo a bagnomaria. Quando sarà caldo, aggiungete gli altri ingredienti e mescolate fino a quando non si saranno incorporati per bene. Con un pennello, applicate il composto in zone come le braccia, le cosce o l'addome e, successivamente, avvolgetevi con la pellicola trasparente da cucina. Coprite la zona interessata con un giubbotto o con una coperta e, trascorsa un'ora, rimuovete la pellicola e il resto del composto. Avvolgersi con l'argilla è uno dei metodi più efficaci per combattere la cellulite ed eliminare i grassi. Si raccomanda di utilizzare argilla blu, poiché questa contiene un gran numero di microelementi che hanno un'azione positiva sulla pelle. Argilla blu a acqua calda. Versate l'acqua calda nella dose di argilla di cui avete bisogno e mescolate fino ad ottenere una consistenza cremosa. Applicate nelle zone del corpo desiderate, avvolgete con la pellicola, coprite con un giubbotto e lasciate agire per un'ora. Per migliorare i risultati, vi raccomandiamo di fare alcuni esercizi o attività fisica mentre aspettate che il tempo passi. Mettete in pratica questo procedimento almeno due volte alla settimana, per notare rapidi risultati. Otterrete una figura snella e ridurrete la cellulite e le smagliature. Benefici di questo metodo. Avvolgere il corpo nella pellicola due o tre volte alla settimana, specialmente quando fate attività fisica, aumenta le vostre capacità di perdere peso e può aiutarvi ad eliminare quasi un chilo alla settimana, sempre e solo se il trattamento viene accompagnato da un'alimentazione salutare. La pellicola è facile da trovare ed economica. È versatile, per cui potrete avvolgere diverse parti del corpo. La pellicola incrementa la sudorazione, per cui vi permette di bruciare più calorie. Migliora la salute della pelle, combatte la cellulite e aiuta a ridurre le smagliature. È molto importante mettere in pratica questi metodi tenendo conto di alcune raccomandazioni, per evitare effetti indesiderati. La pelle potrebbe avere reazioni allergiche o infezioni, poiché la pellicola non permette alla pelle di respirare del tutto e l'accumulo di tossine potrebbe sfociare in questo problema. Per evitare questo tipo di inconvenienti, vale la pena tener conto dei seguenti consigli. La pellicola non deve essere troppo stretta, per evitare allergie. Deve essere applicata per massimo un'ora. Una volta terminati gli esercizi, va rimossa immediatamente. Prima di sciacquarvi o fare la doccia, aspettate qualche minuto,
affinché la temperatura del corpo scenda gradualmente. L'acqua della doccia deve passare da calda a tiepida. Per finalizzare il trattamento, asciugate attentamente la pelle e applicate della crema idratante.